Salve amici di Ornitologie Live, auguroni passati, vi ricordo subito, iscrivetevi al canale, spolleggiate, condividete questo video se vi piacerà, così ve lo ricordo subito, vi lascio i miei auguri di Natale passati e un buon anno. Oggi andremo a parlare dell'acaro rosso. L'acaro rosso, mi sono preso degli appuntini, vediamo un po'. Allora, l'acaro rosso cos'è? L'acaro rosso è un parassita che aggredisce tutti i nostri allevamenti. Praticamente viene chiamato anche l'acaro rosso delle galline. Cosa, o dai polli, cosa fa quest'acaro? Allora, quest'acaro qui va ad aggredire i nostri allevamenti, i nostri uccellini. Dopodiché gli uccellini appariranno con gambe e becco chiaro, punte dove manca il piumaggio. E quest'acaro non è che si vede bene alla vista, però se si mette per esempio un foglio bianco sotto la gabbia dove di solito mettiamo la carta per pulire, e al mattino andiamo a vedere, si vedono tutti gli animaletti, si vedranno degli animaletti o rossi, a prima vista sono neri, ma sono grigiastri in realtà, rossi ci diventano dopo che hanno ciucciato il sangue. Questi animaletti dove si nascondono? Questi animaletti, che sono grandi più o meno 1,2 mm o 0,7, varia dai maschi alle femmine, si vanno a nascondere nei nostri allevamenti, dovunque, nei posatoi, dentro un sottogabbia, dentro, ma ovunque, dove c'è una fessura che si possono nascondere, si nascondono e possono vivere dai 9 ai 10 mesi. Quindi se avete un'infestazione di acari in casa, pure con una coppietta che avete in casa, dovete disinfettare tutto. Cosa si fa in questo caso? In questo caso si prendono le gabbie e si mettono per 20 minuti con acqua candeggina, si puliscono le gabbie, i posatoi, le mangiatoie, si pulisce tutto. E l'uccellino, negli anni ho visto che quello che funziona meglio è il Frontline Combo, ma ci sono tante, non voglio fare pubblicità, ma non mi interessa, che è quello per i cani, perché il Frontline Combo per i cani, cioè il Fipronil, che sarebbe è un principio attivo che fa uccidere pulci, zecche, ci sono di varie taglie, quella misura che con le boccette piccole, grandi, medie, quelle le servono per le taglie dei cani, infatti vanno a chilo, vanno da 8 kg a 8 kg. A noi ci serve metterlo dentro una siringa, andare con la puntina dell'ago, non dovete bucare l'animale, dovete fare una micro gocciolina e mettergliela dietro la nuca, dove l'uccellino non può ingerirsela. E così si trattano gli animali, dentro 24-48 ore, sì, almeno sull'animale dovrebbero sparire gli acari sull'animale, però dovete andare a disinfettare tutto il resto come ho già preventivato. E, dicevo, questi animaletti vivono 9-10 mesi, si riproducono velocemente. Quando si riproducono? Quando arrivano le stagioni calde. Cosa succede nelle stagioni calde? Nelle stagioni calde noi andremo a riprodurre gli uccellini, perché all'allevamento, per chi lo ha per pet. E se abbiamo gli uccellini che sono in riproduzione e abbiamo un'infestazione di acari, succede che non si riprodurranno bene, non si capisce cosa hanno gli animali, perché non si riproducono, perché lasciano i figli nel nido senza imbeccarli. Succedono tante cose, magari questi acari si vanno a insidiare dentro, sotto i nidi, dentro le cose. Quindi che succede? Si vanno a comprare, questa è la paglietta che si compra per fare i nidi agli uccellini, si compra sterilizzate tutto appositamente per evitare che ci siano acari e robe varie. Però se avete gli acari in casa, quelli si vanno a mettere sotto i nidi dove si possono nascondere, e può
poi vanno ad attaccare gli uccellini piccoli. Gli uccellini piccoli non si possono trattare con un pronto land combo, perché sono troppo piccoli, almeno ci vogliono 20 giorni. Cosa andiamo a fare? Ci sono tanti metodi. Allora, alcuni potrebbe essere, dopo che la canarina ha finito il nido, magari andare a mettere proprio una goccina piccolissima al di sotto del nido, proprio si toglie il nido sotto, si mette il front line di sotto e si rabocca. I metodi degli anzianotti che mi avevano insegnato a me, mettevano la cenere del caminetto sotto. Ci sono tanti metodi. C'è chi ci usa tipo l'aglio e la cipolla da mettere sotto i nidi. Questi sono metodi più rudimentali, però si può mettere. Oppure ci sono i vari prodotti che, per gli uccellini, che sono lo spray, come il Foractil, quello spray, quello lì si va a spruzzare, quello lì si può spruzzare ogni volta che cambiate i fondi. Mettete la carta, o prima di mettere la carta lo spruzzate nel fondo gabbia e lo mettete, state sicuri che non dovrebbe avvicinarsi acaro. Però quello lì c'ha una durata breve, come il front line una volta ogni, diciamo che ogni volta, che una durata del 2 mesi dovrebbe averla, quindi il tempo che riproducono e passa la riproduzione, i genitori dovrebbero essere coperti. Noi che facciamo? Prima che arriviamo alle cove, li trattiamo tutti quanti e andiamo ad approcciarci nella prima cova, quindi man mano che poi ripartono le robe varie, li ritrattiamo come ritrattiamo i figli appena escono dal nido o poco prima. L'allevamento deve essere asettico, non ci possono essere questi animali, sennò poi succede che andiamo a ingappare dentro casini con gli acari rossi. Poi ci sono altre tipologie di acari che andremo a studiare in altri video. Oggi volevo parlare dell'acaro rosso, c'è pure quello della piuma, ce ne sono altri, c'è la rogna, e quello è un altro acaro alla fine. Però ne andremo a parlare in altri video. Oggi parleremo solo dell'acaro rosso. Vi ho fatto più o meno una panoramica di tutto. Che dire più? Vediamo un po' se sugli appunti ho dimenticato qualcosa. Allora, rieccoci, si era staccata la registrazione. Niente, dicevo, come appare un uccellino con l'acaro rosso addosso, a parte il fatto che per accorgervene, a parte, come ho detto all'inizio, nei fondi, nei posatoi e robe varie, sull'uccellino stesso potete vedere se ci sono degli animaletti addosso, però di solito questi animaletti escono dai sottogabbie e robe varie, vanno a beccare l'uccellino la notte e poi spariscono, perché alla fine sono una sottospecie dei ragni, questa specie di acaro rosso, quindi non è che rimane addosso all'animale, prende e cammina. Quindi l'uccellino apparirà apatico, becco e zampe chiare, con parti mancanti di piume. Quindi ci sono come si presenta un animale malato, aggredito da questi parassiti. E niente, dopo questo qui controllate sempre nei posatoi, perché i posatoi sono bucati, controllate alcune cose contro luce e vi accorgerete che all'interno magari ci sono degli animaletti, sbatteteli, vedete se ci sono degli animaletti, quindi quelli lì vanno disinfettati e tutto. Niente, dopo queste piccole accortezze, queste piccolissime accortezze, per chi ne ha pochi, chi ne ha tanti, c'è da starci dietro abbastanza. Quindi con queste piccolezze uno riesce bene o male a debellare se c'ha un'infestazione di acari in allevamento. Niente, dopo queste breve perle vi saluto, vi ricordo un'altra volta di iscrivervi al canale, mettete un like, un dislike, così capisco se vi è piaciuto il video, lasciate un commento se volete approfondimenti e robe varie.
E niente, dopo questo vi auguro un fine buon anno e ci si vede in un prossimo video. Va bene? Ciao!